Benvenuti, comincia una nuova puntata di Pausa Posta. Michele non c'è oggi, dovrebbe arrivare forse più tardi perché è un po' in ritardo. Allora, cominciamo su... Sì, avanti. No, no, no. Scusi, chi è lei? Cosa fa qui? Vabbè, venga, si accomodi, si sieda per cortesia. Saluti. Salve, sì, salve. Chi? Non c'è nessuno lì, chi saluta? Cosa sta... Cosa fa? Cosa fa? Si sieda? Oh, mamma! No, beh, mamma mia, ogni volta con questa storia... Forza, venga su, dai. Allora... Si presenti innanzitutto al pubblico a casa, che è un po' che non la vede, è un po' che manca da questi studi lei. Dove va? Venga qui. Cosa fa con quel coso sulla testa? Ma, ah, piano, faccia piano, che pesa! Mamma mia, quanto pesa? 92 kg! Allora, chi è lei, scusi? Suo nome? So Bonzo. È Bonzo, e Bonzo è tornato qui con noi a trovarci, purtroppo questa puntata la fa con me, lei? Sì. Bene. Ci darà qualche sua massima? Io sono Bonzo, faccia di bronzo, Bonzo di Riace e un po' di salivazione accentuata da Bonzo, tipica di noi Bonzi. Lei è veramente, lo posso dire, scemo, veramente, guardi, glielo devo dire. Non capisco, non capisco bene il suo idioma. Cominciamo subito, anche perché oggi è una puntata, per me è speciale, perché devo fare dei saluti che ho promesso. Sì. Allora, quindi saluto Antonio. Antonio. E Giovanni da Petralia Sottana. Che nome è Giovanni? No, sono è due. Michele, è Georgia. Sono due. Sono Antonio e Giovanni. E Giovanni, devo salutare tutti e due. Ho capito. Ah, e io vi saluto entrambi, vi mando un bacio grande, ve l'avevo promesso. E quindi spero di avervi accontentato. Buongiorno, sono il Bonzo. Allora. Ogni giorno faccio delle scoperte. Per esempio, con la bocca piena di saliva da Bonzo. Ho scoperto che c'è una scatolina magica che pronuncia delle frasi importanti che tutto il mondo deve sapere. Quindi io oggi, dopo aver ascoltato queste frasi della scatolina, voglio dirle a tutti quanti voi e anche a lei, signorina. Prego. Pronta? L'utente da lei chiamato al momento non è raggiungibile. Senta, Riprovi più tardi, senta che magia. Che magia, grazie. Che bonzità, che bonzata proprio. Ecco, che un bonzata. Momento indimenticabile, veramente. Mi aiuta a leggere qualche lettera? Certo, e l'aiuto, devo insegnarle a leggere? Questa è una no, A, no, a. Se questa le è una R, questa è la E, dovrebbe questa leggere... è la B. Legga lei. Ciao, mi chiamo Miriam, ecco. Non io, sono Bonzo, ma la bambina che scrive. Esatto. Ho 8 anni e frequento la terza E. Abito a Palermo. Vi seguo molto spesso perché siete molto simpatici ed il mio cartone preferito è Yolanda. Sì. Vi dedico questo disegno e spero che vi piaccia. Buongiorno. Firma Miriam. Una domanda, sora. Ma lei è sempre così calmo e pacato? Lei si faccia gli affari suoi. Dentro di me c'è una tempesta emozionale in corso, però dentro riesco a trattenerla molto bene. Okay. Con gli influssi... Veramente, ho il terrore, Che, guardi che occhio da Bonzo. Da Bonzo proprio, va bene. Ecco il disegno di Miriam. Che bello questo disegno, Bonzo le piace. Praticamente un semicerchio con molti colori che parte da un'estremità all'altra del foglio e che ha tutti quanti colori. Una sola parola, arcobaleno. Arcobaleno, ecco qui, e poi ci sono, credo, un certo Mick, una certa Geo e anche la nostra cara amica. Mamma mia, che tristezza, Miriam. Lei veramente fa venire latte alle ginocchia quando parla. Io se lo devo lei dire. Trova un cornetto, lo cucciamo dentro le ginocchia e facciamo colazione. Ecco, vai con la mano. Cari Mick e Geo, mi chiamo Diana, ho 8 anni, vi guardo tutti i giorni, vi voglio tanto bene, anche noi. Allora, mi piace tantissimo qua la pubblicità in cui Mick non riesce a riordinare i fogli di Pausa Posta, poi arriva Geo e li riordina tutti. Devo dire che è stata particolarmente apprezzata quella pubblicità. È una classica gag dei tempi moderni. Grazie Bonzo. Prego. Allora, adesso vi saluto, un bacione grande da Diana. Allora, faccio vedere questo disegno dove c'è lei con la sua mamma. È la prima volta che riceviamo il disegno di una mamma. Quindi questo ci piace. Di una donna più grande che ha dato origine ad una donna più piccola, porta il suo stesso cognome e alcuni tratti somatici sono gli stessi. Appunto, Bonzo, in una parola, mamma. Ecco, andiamo avanti a leggere. Andiamo avanti con delle frasi da Bonzo. Ognuno, insomma, questo mondo purtroppo l'abito fa il monaco. Io sono vestito da Bonzo. Infatti quando mi vedono per strada tutti mi chiamano a Bonzo.
questo a Roma succede così? Sì. Anche lei con questi suoi vestiti, posso trarre delle conclusioni da questo vestito che lei indossa oggi? Posso dare una frase tipo? Anche in base a questo vestito? Lavare a mano 90 gradi, non in lavatrice. Stirare al contrario, grazie. Allora, se le lavi a mano a 90 gradi ti si pelano le mani, come si dice, adesso che ti bruci, perché lavare a mano a 90 gradi ti sciogli mentre le lavi. Però complimenti Bonzo, veramente, per queste grandi massime. Vuole leggere una letterina? Ciao Geo e Michele, sono certo. Chiara. Ho 10 anni e vi scrivo da Gavardo, aperta parentesi BS, chiusa parentesi BS. Vabbè, vado avanti. Che provincia è? Di Brescia. Brescia, vado avanti. Michele, non per offesa, ma è più bello. Ecco, grazie. Mi piace vedere Martin Mistere. Sì. Pel di carota, scooter, roaring. Sì. Amazing world. Vorrei chiedere quando fanno Mega Gulp e Pausa Posta? Vi ho mandato dei vostri ritratti. Ciao, Rai Gulp, da Chiara, 10 anni. Pausa Posta è molto semplice perché noi andiamo in onda tutti i giorni. Prego, vuoi far vedere? Ecco, mentre fa vedere i disegni, noi andiamo in onda alle 8, alle 12, alle 17:55 e poi alle 22:30. Benissimo, questi sono gli orari benissimo. Di Pausa Posta, va grazie, bene? Grazie Chiara da Gavardo, grazie. Bene, grazie. Andiamo avanti. Cari amiche Geo, vi scrivo da Roma, siamo due sorelle, ci chiamiamo Costanza e Valentina, guardiamo sempre Rai Gulp e voi due siete i migliori, grazie. Miki, non devi avere paura del direttore, ma soprattutto non devi fare dispetti a Geo, capito? Bonzo? Scusi, non lo faccio più, scusi. I nostri cartoni preferiti sono Tre Gemelle, Una Strega, Martin Mister e La Compagnia dei Celestini. Speriamo che voi leggiate la nostra lettera. Grazie, siete mitici. Mi raccomando, attaccate il nostro disegno al muro. Eccolo qui, lo faccio vedere alle nostre amiche Valentina e Costanza. Guarda che bel disegno, lo attacchiamo al muro. Bonzo, vuole attaccarlo lei o vuole no, che io attacchi sono lei? Sono pronto per un'altra massima. In questo periodo di grossa crisi, c'è grosse sì. crisi, come diceva mio cugino quello. Sì. C'è una soluzione per tutto. Lei vorrebbe avere un modo per risolvere qualsiasi problema, io ce l'ho. Magari. Ho un modo anche per risolvere i problemi di tutti voi a casa, sì. anche voi nello studio, che di problemi ne avete molti, che mi state guardando. Sì, soprattutto se lavorate con me. Vuole la soluzione sì, a tutti mi i problemi? Dica. Basta premere Ctrl, Alt e Cancel. Ma lei ci è o ci fa? No, perché ancora devo capirlo. Provincia io. Di CE. Certo. Ci fa. Vuole leggere un'ultima letterina? Niente, non abbiamo più tempo. Questo lo vado ad attaccare dopo al muro. Bonzo, ci lasci con una sua massima, ma soprattutto Bonzo, ci lasci. Prego. Certe volte il silenzio vale più di 1000 parole. Basta.